Salutiamo per la prossima trasmissione e abbiamo due persone. Sabine vorrebbe salutarvi perché lei dirige anche i corsi a livello europeo, due parole, un saluto da parte sua. E salute, buonasera a tutti. Quindi perché in modo che conoscete tutti gli altri che anche a livello europeo stanno lavorando e poi voleva salutarvi anche Marzie, che non parlano naturalmente l'italiano, e lei sta elaborando un po' la programmazione multipla, cioè ognuno sta elaborando un certo tipo di lavoro, quindi dai, se volete presentarvi, presentatevi. E quindi un saluto anche da Marsie. Magst du kurz grüßen? Ja, buonasera. Buonasera. Ok. Sì. Questo è tutto. Volevo solo darvi altri saluti. Vi spiego adesso di cosa si tratta e grazie. Grazie e buonasera. Buonasera. Ciao. Grüßt euch an. Ich freue mich, mich vorstellen zu dürfen. Vi saluto, mi fa piacere presentarmi. Und ich finde es wunderbar, dass was der Jeet jetzt macht und dass er einfach uns alle zusammenbringt und dass wir die Möglichkeit bekommen, uns gegenseitig kennenlernen und auf jeden Fall uns zu ergänzen. Quindi è bella la possibilità che ci sta offrendo JIT di farci conoscere, di creare sinergie in modo che possiamo conoscerci. Grazie a tutti. Prego. Grazie. Ok. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Bene, quindi saluti, ho chiesto magari spesso di dare saluti anche dalle altre organizzazioni che lavorano a livello europeo, in modo che prima o poi ci conosceremo e faremo dei corsi anche con traduzione. Sabine, möchtest du was sagen? Vuoi dire qualcosa? Ja, das finde ich auch. Also ich, ja, das ist erstens schön, das zu erleben. Auch Cheat nochmal in seiner Landessprache ist auch nochmal eine ganz andere Kraft und Stärke. Das beeindruckt mich immer. Und freue mich, auch wenn ich euch jetzt noch nicht sehen kann, kann ich euch spüren. Und freue mich, ein Teil dessen zu sein. Quindi Sabine è contenta di essere una parte, quindi le fa piacere che io parlo un po' nella mia lingua, sentirmi un po' in questa energia e quindi le fa piacere essere, far parte di questa grande ricerca, no? Grazie. Grazie. No, di Ecco, solito. poi volevo presentarvi anche a Orena che dirige anche altri corsi. Buonasera, guten Abend, devo tradurre anche. Ecco, lei potrà fare insieme a noi apertura del cuore, si kann mit uns machen Herzöffnung. E dirige anche uno dei tanti corsi a livello europeo insieme all'Accademia degli Scienziati Intuitivi. Also ich habe übersetzt, was du machst und dass du auch koordinierst, dass du auch teil. Es ist schön einfach europaweit, dass wir uns sehen und kennenlernen. È bello a livello europeo vederci e conoscerci. Und jetzt, Marc, kannst du vielleicht kurz etwas über dich sagen? Ja, also ich bin die Aurena und ich komme aus dem Allgäu. Sono Orena, vengo dalla Baviera. Meine Mama ist aus Sri Lanka und mein Papa ist Sudetendeutscher. La madre viene da Sri Lanka e il padre è tedesco. Meine Eltern sind gehörlos und ich bin die zweite von drei Kindern. E i miei genitori sono, non sentono e è la seconda di tre figli.
dann zu meinem Hintergrund. Meine Mama ist Buddhistin, mein Papa katholisch und meine Pflegefamilie war auch sehr streng katholisch. A mia madre era buddista, mio padre cattolico e quindi erano molto severi. Und ich habe keine Religion, weil ich glaube, die Religion ist die wahre Religion, das sind wir selber, ist in uns und ist die Liebe. Non ho nessuna religione perché la nostra religione è dentro di noi e la vera religione è l'amore. Ja, das per heißt me. Aber nicht, dass ich keinen Glauben habe, ich habe einen sehr starken Glauben, sonst könnte ich meine Arbeit nicht machen. Naturalmente credo a me stessa, altrimenti non potrei fare il mio lavoro. Ich arbeite auch mit der Christusenergie oder mit der Marienenergie oder mit unterschiedlichen Naturkräften. Lavoro anche con l'energia di Cristo, con l'energia di Maria e quindi anche con tante altre energie naturali della natura. Und die Energie so halt so soweit es mir möglich ist, einfach so rein wie möglich zu halten, ohne Vorurteile oder Verurteilungen oder ohne irgendwelche Glaubensmuster oder Belegungen. Quindi può utilizzare queste energie in un modo molto pulito, in un modo molto sincero, senza che ci siano impulsi o disturbi da sistemi di pensiero di altre religioni o di altre organizzazioni. Ja, und meine Aufgabe ist es einfach, die Energien und die Liebe in jedem zu aktivieren und jedem zugänglich zu machen. Il mio compito è quello di attivare in tutti, in ognuno di noi, l'energia dell'amore. So dass jeder einfach wirklich in seine Eigenermächtigung kommt, in seine eigene Schöpferkraft, damit jeder weiß, wer er selber ist. In modo che ognuno entri nei propri talenti, nella propria capacità creativa, in modo che ognuno riconosca chi è veramente. Denn wenn wir wissen, wer wir sind, dann sind wir nicht abhängig von anderen und ihren Meinungen. Perché se sappiamo chi siamo, non siamo più dipendenti dagli altri e da quello che dicono o pensano gli altri. Genau, das ist meine Aufgabe. Questo è il mio compito. Genau. Ecco, grazie. Quindi io volevo presentarvi perché alcuni dei docenti non saranno dei co-docenti, non saranno solo italiani, ma saranno dell'Europa, per questo volevo che li conosceste. Ich wollte einfach, dass die in den Kurs, ich kann auch gerne übersetzen, dass auch andere Dozenten da sind. Es gibt jedes Mal ein Co-Dozent, dass du manchmal auch dabei bist, weil durch dich lerne ich auch neue Sachen. Quindi volevo che anche ci fossero altri co-docenti, perché tramite lei impariamo a livello europeo altre cose e quindi integrare anche la sua co-docenza con i temi che ho inserito nuovamente. Und eins noch, mein Papa hat super gut italienisch gesprochen, der hat Italien geliebt. Mio padre parlava bene l'italiano e ha amato l'Italia. Amava l'Italia. Ok. Ja, danke schön und wir reden dann. Ich möchte, dass du einen Abend vielleicht ein bisschen länger dabei bist und einen Abend leitest. Na, quindi vorrei che una sera la dirigesse lei e quindi volevo presentarvela. Grazie. Danke schön und bis dann. Ne? Okay, bye. Bye. Ciao, danke schön. Ciao. Ecco, grazie. Il tema di stasera, è, vi dico subito, è la prova che la tua intuizione funziona, problemi del corpo e problemi in generale, no? Però appunto, dato che tutti questi corsi, tutte queste ricerche le stiamo facendo a livello europeo e lei mi ha fatto aggiungere, mi ha dato impulsi per aggiungere nuovi temi, per quello che sa far lei, ha detto dai, facciamolo una serata, una giornata con una traduzione, così conoscete altre persone, non sempre la mia faccia. Oggi Lori non c'è, sta lavorando, e quindi ci seguirà, ci aiuterà poi in altre occasioni, però appunto c'è sempre qualcuno che è disponibile, per questo ho chiesto dai, presentatevi voi. Ecco, quindi...
Appunto, Sabine è maestra delle emozioni e dei sentimenti, e la Marsi che avete visto prima è maestra di programmazione multipla, come levare in tanti modi, cioè come levare programmazioni, vecchie energie, non solo una per volta, ma tutte insieme. Poi oggi appunto abbiamo fatto il corso che integrerò anche sulle ghiandole, non solo la ghiandola pineale, ma su tutte le ghiandole, come riattivarle, come pulirle, come funzionano. Quindi come le ghiandole sono un po' la porta astrale di comunicazione con la nostra anima, eccetera. Quindi ogni tanto vorrei presentarvi anche una delle nostre ricerche a livello europeo, perché ne faremo insieme. Dunque, il tema di stasera, appunto, è quando una persona mi dice: allora, mettiamo la camera, sono solo oggi, però gli altri hanno salutato. E qualcuno mi dice: ma io non so come funziona l'intuizione, no? E io dico, dato che è da 25 anni che aiuto ad ascoltare se stessi, dico: sì che lo sai, tutti sanno come funziona l'intuizione. E vi dico perché. Allora, tutte le esperienze che tu chiami essere negative sono intuizione. Facciamo un esempio. Se tu hai mal di testa, è perché hai intuito che devi dire qualcosa o devi fare qualcosa. O devi dare qualcosa e non stai ascoltando alla tua anima. Allora, la tua anima, tramite le ghiandole, attiva i sistemi linfatico, sistema sanguigno, il sistema dei nervi, e ti dà impulsi alla testa, no? Quindi non è mal di testa. Se tu hai mal di testa, significa che la tua intuizione sta funzionando. E noi la chiamiamo impulso, io la chiamo un impulso dell'anima. Quindi ogni disturbo che tu ricevi è la prova che la tua intuizione funziona. Se tu senti, ascolti adesso al tuo corpo: ciao Adriana, ciao Carmen, ciao Anna, buonasera. Se tu adesso entri nel tuo corpo, senti il tuo corpo e guardi nel tuo corpo dove stai ricevendo un impulso, no? Io sto ricevendo un impulso perché qui, perché sono molto emozionato per questi nuovi sviluppi dell'Accademia degli Scienziati Intuitivi, che sono diventati tantissimi, e di queste ricerche che stiamo facendo. Quindi posso dire: ah, mi sta facendo un po' male qui, oppure posso ascoltare l'impulso dell'anima di esterrare la mia gioia, la mia contentezza di questa esplosione di creatività che c'è in tutta Europa, che anche con la mia collaborazione, col mio aiuto, sto attivando, e quindi do un po' più di ossigeno, accetto il messaggio dell'anima e quindi accetto le informazioni. Quindi, se tu senti adesso un po' nel tuo corpo, guardi un po' dove stai ricevendo un impulso. Lo vedi nelle mani? Lo vedi qui magari, senti magari qui un impulso,
Senti un impulso a un organo, magari se hai qualche dolore o qualche malattia. Dove senti un impulso? Quindi noi lo chiamiamo generalmente, guardiamo un po' a chi c'è adesso. Ecco, se senti un impulso, una persona sente un impulso un po' alle anche. Ecco. È un impulso, tu puoi dire, ah, mi sta facendo male, mi stanno facendo male le anche, no? Invece di dire mi stanno facendo male le anche, puoi dire sto ricevendo un impulso di, per esempio, no, vediamo specificamente, tu stai ricevendo un impulso alle tue anche per lasciare, abbandonare situazioni del passato che non ti sentono, che non ti servono più e che stai fermando nelle anche. Quindi tu ricevi l'intuizione dalla tua anima, abbandona dal tuo stomaco, dove sono le tue anche, abbandona quei ricordi che non ti servono più, quelle paure, quelle situazioni, falle andare. Quindi la tua intuizione funziona, ricevi le informazioni e tu invece magari ti fissi, dici mi stanno facendo male le anche, vado da qualcuno che mi fa passare il dolore. Quindi il fatto di andare da qualcuno che ti fa passare il dolore significa rifiutare l'intuizione che stai ricevendo e fartela levare. Quindi ogni dolore, ogni malattia, è in generale un impulso che viene dall'anima, quindi la tua intuizione funziona, tu puoi seguire o puoi andare da qualcuno e ti fa elevare l'intuizione, che però tanto possibile non è, se il dolore va via qui, poi ti torna qui, conosciamo queste storie. Allora, Anna, grazie. Cadoni, Maria Paola, ciao, buona serata. Io sento il malessere, Anna. Se mi dite dov'è, possiamo guardare anche insieme. Carmen, io al cuore. Quindi al cuore, Carmen, sta ricevendo un impulso. L'impulso è quello di, lo posso dire io, ma lo puoi dire anche tu, Carmen, allargati, non sto dicendo ingrassa, cioè allarga la tua percezione. Aumenta la tua percezione. Puoi guardare le cose in particolare, ma il tuo cuore, la tua essenza è in grado di allargarsi e di abbracciare a dimensioni molto, molto, molto più grandi. Quindi non è che hai un peso al cuore, non è che non è che che ti fa male il cuore, ma la tua intuizione ti sta dicendo, Carmen, allarga i tuoi punti di vista, allarga le tue conoscenze, le tue amicizie, vai in giro, crea situazioni dove la gente si incontra, diventa centrale, aumenta, levati i limiti che ti sei messa, che sono vecchi, non ti servono più, e fai nuovi passi, vai in nuove dimensioni. Quindi la tua intuizione, con questo impulso al cuore, ti sta parlando e ti dà informazioni. Quindi se noi diciamo, oh, ho un peso al cuore, mamma mia, chi me lo può levare? Stiamo sbagliando. Questa è la mia esperienza di 20-25 anni. Quindi è necessario creare situazione, ritornare a scuola e capire come funziona il corpo, no? Anna, ma quando non puoi cambiare della situazione e il tuo corpo continua? Naturalmente ci sono tante situazioni dove è necessario magari un aiuto biomeccanico, dove ci sia qualcuno che aggiusti per situazioni passate, ma in generale
Se il tuo corpo pensi che continua e non può cambiare, bisogna chiarire che l'impulso al tuo corpo lo stai dando tu continuamente, no? Quindi se c'è qualcosa di abbastanza grave, tu puoi in ogni caso smettere, quando hai capito che il tuo fegato gli stai dando impulsi di sentirsi male, quando l'hai capito, già il primo passo che fai, non dai più impulsi al fegato e a tutte le tue cellule, alle cellule del fegato, di metterti disturbi, più disturbi. Quindi smettono un po' i disturbi. Il fegato magari si è un po' rovinato, ha bisogno di aiuto, però il primo passo è se la tua essenza, con la tua intuizione, non crei più disturbi per il fegato. No? Ecco, quindi poi naturalmente puoi prendere tante cose che aiutano il fegato, poi il prossimo passo è quello di accettare in un modo chiaro il messaggio intuitivo che ti sta dando il fegato, per esempio di fare una rivoluzione, di fare un nuovo passo, di mandare qualcuno a quel paese, con rispetto parlando, cioè di aprire nuove porte, nuove finestre, nuove. Quindi, poi questo rafforzerà, se farai questi passi, la produzione di nuove cellule, la rigenerazione delle cellule, ma può anche darsi che hai bisogno di un intervento perché per la biomeccanica è troppo tardi, oppure ci sono tante cure per il fegato, di alimentazione aggiuntiva, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il primo passo da fare è quello di capire che è un impulso che ricevi e non è una malattia. Non chiamarla malattia, ma un impulso che ti sta dando il corpo. Quindi se non passa subito, può anche darsi che questi cambiamenti li devi fare per mesi, per settimane, qualcosa che dove sei stata per 30 anni o 40 anni a dire al fegato, a non ascoltare l'intuizione che ti viene dal fegato, se non ascolti, non ascolti, non ascolti, avrai bisogno per magari 2-3 settimane, 2-3 mesi di cambiare questi tuoi meccanismi. Quindi l'autoguarigione non sempre funziona. Ma sta funzionando lo streaming? Beh, so che ci sono delle interruzioni a volte, scusate, non posso farci niente. Comunque, dato che verrà registrato, io continuo. Vediamo un po' qui se funziona. Se sta funzionando. Vediamo un po'. Allora, appunto, nella ripetizione si potrà vedere. Ah, tutto ok, grazie Carmen. Ok, grazie. Quindi è solo qui l'informazione. Va benissimo. Quindi continuo. Quindi io devo fare anche il lavoro tecnico, quindi abbiate pazienza. Ok. Ecco,
Ecco, quindi continuiamo. Se mi date degli impulsi, lavoriamo naturalmente con i vostri impulsi. La gola si stringe. Quindi, voi ricevete tramite le ghiandole, dalla vostra anima, dal vostro essere eterno, un impulso alla gola. E noi lo chiamiamo mal di gola. Andiamo qui, andiamo lì, cerchiamo di curarlo senza prima aver accettato l'impulso. Questo non funziona. Allora, Carmen, sta funzionando lo streaming? Ah, funziona. Ok, grazie Anna, perché qui ricevo informazione diversa. Bene, quindi la tua intuizione ti sta dicendo, per esempio, alla gola ti dice non raccontare troppe cose di te, non dire tutto quello che senti a tutte le persone, perché limita le tue informazioni, perché così ti crei una protezione, no? Quindi non dire tutto perché ti crei nemici. Di solo quello che devi dire alla persona giusta nel momento giusto. Quindi l'anima ti sta dicendo questo e tu magari invece non ascolti l'anima. Continui a dire tutto quello che vedi e tutto quello che senti, creandoti problemi, no? Quindi non ascoltando l'anima, dicendo tutto, ti vengono poi attacchi dagli altri, germi, infezioni, dolori, quindi non puoi andare da qualcuno e dici levami questa infezione, perché la stai creando tu. Finché non avrai smesso, è sempre un esempio, tutto individuale, finché non avrai smesso di dire sempre tutto, l'anima continuerà a crearti questo disturbo, che non è un disturbo, ma è un'informazione intuitiva, no? Ciao Cinzia. Ecco. Quindi, se qualcuno dice, ah, io non so come funziona l'intuizione, basta ascoltare il corpo o guardare un problema, il problema, il dolore, la situazione difficile, magari il partner, la relazione difficile. Con partner, con parenti, con figli, quando hai problemi con tuo figlio o con tua figlia, non è un problema. È sempre una scuola di vita che tu puoi dire: guarda, mio figlio mi sta insegnando questo, o mia figlia mi sta facendo arrabbiare, cioè mi sta insegnando qualcosa, quindi vieni nella scuola dell'intuizione, ce la vediamo e ti aiutiamo a capire cosa ti sta insegnando tua figlia o il tuo partner. Quindi l'intuizione funziona e è visibile da quello che noi spesso evitiamo l'intuizione, rifiutiamo l'intuizione, chiamandolo blocco, negatività, malattia, problema. Per questo io dico spesso, datemi un problema, una malattia, un blocco, io non vi levo il blocco, ma vi faccio capire che il blocco è qualcosa di bello che non state dicendo, non state facendo, è chiaro che aiutarsi un po' l'uno con l'altro è bello. Quindi Adriana, l'orecchio sinistro, bene, quindi ricevi un impulso all'orecchio sinistro, qui
l'informazione arriva non solo a me, ma arriva a tutti. Questo è un antenato, no? È un antenato, cioè può essere un fischio, può essere un impulso, un dolore, che ti sta dicendo se va tutto bene, non ti preoccupare, calmati, gioisci, distenditi, non essere in tensione, continuamente te lo sta dicendo. E tu magari dici: no, io voglio essere un po' in tensione, non voglio accettarmi del tutto, non voglio capire questo, questo, quest'altro, e quindi ricevi questo impulso. Dunque, io, dato che lo faccio da 25 anni, ricevo subito queste informazioni, quindi per questo, per questa esperienza, dico: creiamo queste scuole dove ti abitui a ricevere subito informazioni su quello che è l'impulso che sta ricevendo e ascolta. Quindi, dato che ci dicono sempre tu non sai, ti dico io, no, tu sai, ascolta te stessa, l'intuizione. Tu non sai come aiutarti? Sì, tu sai aiutarti, abituati a capire che non sono gli altri che ti levano qualcosa, un blocco, ma sei tu che hai creato un blocco che ti sta ricordando a qualcosa di bello, no? Quindi il blocco è l'emozione positiva, la tua qualità positiva che non hai espresso. Chi ti leva il blocco, ti leva anche l'intuizione, ti leva anche il talento. Quindi la trasformazione di questo è l'unica via, quindi l'autoguarigione, attivazione delle tue energie creative. Ok. Anna, ah, ciao Anna, ti saluto. Cervicale dolente, ciao Git. Allora, cervicale. Ecco, questo che dico io lo possono dire tutti, lo può dire la nonna, lo può dire la bambina. Allora, la cervicale ti sta dicendo: non confondere troppe dimensioni, no? Se tu fai un salto qui, un salto lì, pensi a questa persona, poi fai questo, poi il tuo pensiero va lì, la tua intuizione ti sta dicendo: torna a casa, torna nel silenzio e decidi quali passi fare, qual è il primo, e lo fai con calma e con silenzio. Qual è il secondo passo, e lo fai con calma e con silenzio. Qual è il terzo passo? Quindi tutti questi passi che vorresti fare, hai creato una confusione, se posso permettermi di dirlo, per non fare nessun passo. Quindi la strada che farei io è quella di entrare nel silenzio massimo e di vedere, di farti dire dalla tua anima, quindi dalla cervicale, qual è il primo passo da fare? Primo passo è far pace con questa persona, salutare questa persona. Il secondo passo è, per esempio, anche mangiare cavolfiori. Cioè, ti viene magari un'informazione che al tuo corpo serve un certo tipo di verdura, un certo tipo di vitamine. Ecco, quindi se entri nel silenzio, fai uno scan, un'anamnesi dei passi e quando ricevi il primo passo lo fai a livello energetico e poi se lo devi fare domani, domani te lo scrivi e lo fai. Quindi
rimettere così la cervicale di dare le informazioni. Sì, adesso farò un passo dopo l'altro. E che succede? Se tu veramente non lo pensi soltanto, ma la tua decisione è profonda ed è essenziale, la cervicale ti passa subito. Oppure dopo una settimana o due sei tu che dirigi tutto. Quindi è possibile che hai bisogno di tempo, oppure se è una decisione chiara, precisa, generalmente è la mia esperienza. Entri nel silenzio, hai deciso il primo passo. La tua anima capisce che la stai ascoltando, non ha più bisogno di darti impulsi alla cervicale, si rilascia e ti passa. Quindi questi naturalmente bisogna capirlo, non è una cosa teorica, tutto è individuale, quello che dico a te. Se adesso parlasse con te tua nonna o tuo figlio o Adriana o Anna, Anna 1, Anna 2, ci sono diverse Anne adesso, chissà quante Anne ci sono, ti direbbe qualcos'altro, ma è anche giusto quello che dice, ti dice Adriana o ti dice Cinzia, buonasera Cinzia. O quello che ti dice qualcun altro. Quindi nel mondo dell'intuizione tutto è individuale e tutti possono aiutare, tutti riescono a dare degli impulsi. Anche se arriva un bambino di 3 anni o un bambino di 8 anni che tu hai la cervicale, o che so io, ti dice ma magari canta una canzone, si mette lì e canta una canzone, oppure fa qualcos'altro, cioè a livello di simboli ti dà un colore, oppure rompe una lampada, oppure il gatto, il cane o l'uccello, cioè tutta la natura ti dà sempre impulsi e quindi ti aiuta. Quindi non solo l'anima non ti dà solo impulsi al corpo, ma ti crea il partner, l'amico che ti fa litigare, la figlia, il vicino di casa che mette la musica forte, c'è sempre qualcuno che ti sta insegnando qualcosa, se non lo fai col tuo corpo, lo fa qualcuno o qualcosa intorno a te. Quindi l'intuizione funziona sempre. E quindi nel momento in cui arriva un dolore, stop, guardiamoci, giriamo il dolore. Qual è il messaggio? Se entrate in silenzio, quindi l'abitudine di entrare nel silenzio, magari respirando, se respiri in un modo cosciente, non riesci a pensare, è più facile concentrarsi. Non concentrarsi, essere semplicemente in silenzio. Quindi se entri nel tuo silenzio e non stai sempre il pensiero, il mind, la mente, che è la nostra nemica, non sta sempre a funzionare, entri nel silenzio, ricevi le risposte, ascolti le risposte. Se non le ascolti, ti vengono date a livello di materia con un impulso. Quindi accetta l'impulso. Accetta il dolore, se non hai ascoltato, oh, non ho ascoltato, adesso ascolto. Entri nel silenzio, ascolti, applichi quello che l'anima ti sta dicendo, lo applichi non in un modo teoretico, teorico, ma esistenziale, essenziale, e poi se l'hai applicato in un modo essenziale, ricevi subito a livello di materia, di biochimica, di biogenetica, ricevi subito un messaggio. E spesso chi è intorno a te
riceve anche un messaggio. O chi è collegato a livello genetico con te, la tua famiglia, i tuoi parenti, sentono anche un sollievo, perché siamo nell'internet della vita, siamo tutti collegati. Quindi, se elimini un atteggiamento negativo e lo trasformi in positivo, gli altri intorno a te ricevono anche questa informazione. Carmen, da quando seguo i suoi corsi, ma scrivi i tuoi corsi, il mio intuito si è sviluppato di più e le sono molto grata, Liuzio. E complimenti per il bel maglione rosso, che a stasera il sottofondo di luci diverse, favolose. Grazie. E infatti ho avuto tempo, sono andato un po' a comprare qualcosa di più colorato, perché anch'io adesso con queste tante attività sto diventando più colorato, con gente favolosa, diversa favolosa intorno a me. Bene, quindi non so se avete visto, i corsi continuano, questo è il tema di oggi, vi dico anche i prossimi: igiene dell'essere, ripulirsi e prevenire, ripulirsi e pre significa prevenire, le ghiandole, stiamo facendo una grande ricerca sulle ghiandole, diretta comunicazione con l'anima, l'essenza della natura, comunicazione e aiuto con gli spiriti della natura. E poi trasforma le paure in potenziali. Perché stiamo facendo anche una ricerca corso con uno specialista di quelli, non so come si chiama questa tecnica, del picchiettio sui punti come l'agopuntura, l'agopressura. Col picchiettio questa persona qui è famosa a livello europeo, leva tantissime paure. Ecco, quindi ecco, questi sviluppi li ho aggiunti perché dappertutto stiamo facendo, stiamo organizzando e stiamo incontrando gente fantastica come quella che vi ho presentato prima. Ok. Altre domande? EFT, esatto. Grazie Cinzia. E quindi ecco, poi appunto. Non, EFT è un tipo MET, si chiama Raina Franke, la chiama così, MET, e quindi ci ha fatto, ha lavorato in tutte le televisioni tedesche, sempre presente perché ha successi immensi, paura di volare, paura di questo, arriva lui. Ti fa queste cose, le paure generalmente spariscono. Per questo farò un corso insieme a lui e vedremo poi di fare anche corsi magari con traduzione italiano-tedesco. Stiamo preparando il programma in modo che noi trasformiamo le paure in potenziali, no? Quindi lavoreremo con le paure conosciute. E le paure che sono il 95% represse, io non ho paura. Eh sì, se succede qualcosa poi le paure escono all'improvviso. Quindi la prevenzione per le paure ti dà una grande libertà, ti può dare una grande libertà. E quindi lui che ha sempre lavorato liberando le paure, io poi guardo cosa c'è dietro la paura, quale potenziale e aiuto ad attivarlo. Come diceva Nelson Mandela, abbiamo paura solo della nostra grandezza, della nostra bellezza, della nostra immensa saggezza. Siamo unici, tu sei unica nell'universo e hai capacità, uniche, speciali, non per non lo dico al tuo ego, ma è questione di lavorare. Ognuno deve sviluppare la propria essenza unica e quindi dare il proprio metodo, la propria saggezza, la propria bellezza, metterla a disposizione degli altri. Ecco.
Bene. Quindi ce la faccio anche senza Lore, appunto, stasera non poteva, mi dispiace, e non riesco a chiedere ad altri docenti, quindi nei temi che vedete mi farebbe sempre piacere un co-docente, quindi se avete delle specializzazioni su questo me lo dite, non riesco a scrivere, a dirlo, i temi ve l'ho detti prima, sull'apertura del cuore lo farà quella persona che avete visto all'inizio, Aurena, anche mi aiuterà sull'igiene dell'essere. Quindi, delle ghiandole pineali, ce ne sono tantissimi specialisti, se sei una specialista, dimmelo che magari facciamo il 26 aprile, queste sono le date, le prossime le scrivo nel chat. Così ti collego per Skype e mi aiuti, mi dai una mano, no? Ecco, poi sto preparando, poi però lo scrivo nella pagina Istituto Mondiale Intelligenza Intuitiva, anche delle ricerche di una giornata, quindi con tre corsi di 1 ora e mezzo, appena avrò tempo. Lo scriverò per chi vuole approfondire, per chi vuole lavorare su se stessi. Il lavoro sarà diretto, però pian piano, appena so, ve lo dico. Bene, io dato che adesso dopo ancora un altro corso, se non avete domande, altre domande, aspetto un po', potrei fare tanti altri esempi. Quindi, ecco, poi magari l'intuizione, se tu guardi per esempio a Cinzia o Anna o a Carmen, a lei, oh, lei sente informazioni, non la devi imitare, magari tu lei sente, tu vedi. Quell'altra persona odora le cose, l'intuizione le funziona odorando, cioè ognuno in questo universo siamo tutti diversi e ognuno ha un modo diverso per arrivare all'intuizione. Per questo l'autoformazione, tutti i corsi che facciamo sono corsi esperienziali, quindi non è che io sto qui come adesso e ti spiego, ma tu guardi a me, io prendiamo un tema, ognuno viene attivato, ognuno appena guarda o capisce che questo dolore è un suo talento, ti faccio subito lavorare, ti faccio subito applicare e quindi gli altri vedono come sei brava e poi a me mi mettono da parte, Git, adesso c'è Cinzia che è più brava di te per questo, no? Quindi creo le situazioni, questa è la grande arte che conosco, di far lavorare tutti, tutti i maestri e tutti i scolari. Dopo 5 minuti, dopo 10 minuti o un corso o due, tutti insegnano, tutti guardano e tutti sentono. Oggi mi è successo che tramite delle parole che mi ha detto una persona ho intuito cosa pensava senza che lei me lo dicesse. Perfetto. Sì, è bellissimo ascoltare veramente, non bisogna sempre seguire intellettualmente. In Spagna facevo dei corsi dove c'erano sempre spagnoli e tedeschi. E all'improvviso mi ero stancato di tradurre, o la traduttrice non poteva, e ho detto a uno spagnolo che adesso fa teatro, ognuno ha sviluppato a Teneriffa la sua maestranza individuale, traducimi tu, cioè dimmi quello che ha detto questa tedesca o questo tedesco, cosa hai capito tu? E questo in spagnolo, che non aveva capito il tedesco naturalmente, non lo sapeva, diceva quello che la persona veramente aveva detto.
Quindi non è importante sapere le lingue, tu ascolta, anche se conosci la lingua, ascolta quello che veramente la persona sta dicendo. Questa è la realtà, questa è l'intuizione e questa è la comunicazione, non quello che uno dice intellettualmente, non seguire intellettualmente, ma guarda, segui l'essenza, magari la persona ha solo paura e sta gridando. Perché ha paura, oppure ride perché non riesce a piangere, eccetera. Quindi ascolta, guarda, abbi con passione, sii passionevole con gli altri, guarda, vedi, ascolta e collegati con gli altri. Appunto, è una libertà, l'intuito è una libertà massima. Ok, altre domande? Bene, quindi le prossime settimane continueremo. Per chi non può, sempre 3, 4, 500 persone vedono il video. Poi vi ricordo che qui in questo sito di GTV ci sono tutti i video in ordine, quindi potete farvi la formazione è tutto in una pagina, no? Quindi andando qui, faccio vedere un po'. Ecco, questa è la pagina e il link che vi ho dato. Quindi qui c'è la prima lezione. Vabbè, questi non sono. La terza lezione, influenza antenati genitori, basta che cliccate, potete anche allargare qui, oppure qui la qualità, dipende dalla qualità che volete. Chiudete, poi guardate invece sulla genetica del territorio, oppure come distinguere il pensiero dall'intuizione, dove c'è stata la dottoressa Gabriella Mereo, no? Ecco, quindi è tutto in una pagina, un corso completo, quindi questo link lo potete dare, potete vedere sia qui che nella pagina dell'intelligenza intuitiva, no? Ok. Bene, grazie della vostra presenza, la vostra presenza mi ha rafforzato, mi ha fatto piacere, hai contribuito a quello che si è creato stasera. Il mio servizio è quello di coordinamento, di dare le mie esperienze, però tu sei stata co-creatrice, co-creatore. Alla settimana prossima, Maria Paola, mi capita anche di sapere prima che mi vengono dette le cose. Eh sì, chiaro. Perché l'internet non è magia, non sono cose strane, ma l'internet è quello che c'è tra le mie cellule, il mio DNA e il tuo, e il suo, e il suo. Lo sanno fare gli animali, i delfini, i topi, quindi lo sappiamo fare anche noi. È scienza. Quindi la scienza quantistica ce lo dice continuamente. Questa comunicazione, questo internet, questo wireless è continuo e quindi è la realtà. Per questo sentire prima qualcosa è normale perché le informazioni arrivano prima e poi una persona lo fa o lo dice. Vi ringrazio, ho il prossimo corso, ci sentiamo. Buonanotte.